Ma buongiorno, oggi è sabato e ho deciso di vloggare. Allora, vi porterò un po' con me questa giornata, così magari ci conosceremo anche un pochino meglio. E io mi sono alzata oggi verso le 7:15. Sì, di solito mi alzo molto prima. Mi alzo molto prima perché vado anche al lavoro, ma invece di sabato devo solo dare uno strappo a mia figlia a scuola, difatti l'ho già accompagnata. E ho fatto la skincare, ma come vedete dai miei segni, dalle mie borse, da tutto, non sono ancora truccata. E adesso pian pianino mi sistemo, a parte che stamattina ho delle cose da fare a E casa. adesso E sono pronta per incominciare la giornata. quindi ci vediamo tra poco. Comunque, vi volevo far conoscere anche i miei gatti. Questa è Stella. Stella, hai detto ciao. Ciao, amore. Stella. Ciao! Questo invece è Jerry, gigante. Jerry, ma ciao! Poi abbiamo Cotone, che è una femmina. Eccola qui, ed è la gatta più anziana. È vero, Cotone? Cotonina! Stella continua a piangere, è una sua prerogativa. E poi abbiamo Briciola, che è un ciccione piccolino. Briciola l'abbiamo preso a Ischia, vero? Briciola? Durante una vacanza nel 2012. E niente, lui pensa di essere sempre un cucciolo, si comporta da cucciolo ed è un po' il principino, lo chiamiamo. Comunque, questo è parte di quello che mi aspetta questa mattina. Uno stendino, poi di là ne ho un altro pieno. Ho una lavatrice da fare di lenzuola. Ho da pulire parecchio casa perché io durante la settimana faccio veramente fatica a tenere in ordine, a pulire, sono sempre abbastanza di corsa, però poi recupero sabato mattina. E poi altra cosa, devo stirare dei vestiti per mio figlio che oggi stasera debutta con la sua band live. Allora, loro hanno un gruppo, mio figlio è il cantante del gruppo, sono in quattro, sono bravissimi, ma veramente bravi. Vi lascio il link al loro canale YouTube, così magari andate a vedere le quattro canzoni che sono uscite su Spotify, su iTunes e su E YouTube. questa sera Appunto debuttano in un evento che c'è qua in città e canteranno sei canzoni, quindi due sono inedite e le buttano fuori stasera live e io sono emozionatissima ovviamente e lui anche e penso tutti e quattro lo siano. Comunque veramente sono dei bravissimi ragazzi, si scrivono testi, canzoni e si sono fatti anche tutte le grafiche dei video, sono molto bravi, ovviamente hanno un produttore che li segue per il montaggio, la post-produzione, niente, quindi ovvio. dovrò stirargli le cose perché lui alle 11 lo vengono a prendere, si chiude in sala prove e lo rivedrò stasera. Quindi entro le 11 devo avergli preparato tutta la sua roba, insomma ho parecchie cose da fare, quindi ci vediamo dopo e ci aggiorniamo dopo. Non vi ho fatto vedere il mio look casalingo, ho questa meravigliosa vestaglia comprata da Primark, non so se avete visto il video haul, e indosso le ciabattone, quelle tutte morbide che ci sono sempre su quel video. È confortevolissimo come abbigliamento da casa, ve lo devo dire, anche se ancora non lo posso apprezzare del tutto perché qui non fa ancora freddo. Il tempo si è freschetto, ma non c'è quel freddo invernale, quindi il calore di questi vestiti, di queste ciabatte, li apprezzerò di più quando ci sarà il gelo. E sono le 11 del mattino, la situazione è questa è tutta robina che ho piegato. Quando ci sono le lavatrici di calzini e slip, poi ci metto un'ora a piegare. Ho stirato le cosine per mio figlio che adesso è già andato via. Mia figlia, quando esce da scuola, va con le compagne al centro commerciale perché poi stasera ha una festina e vanno a comprare un regalino e quindi io sono da sola, adesso penserò a cosa farmi di buono per il pranzo. C'è una lavatrice già che sta andando di lenzuola e adesso vi voglio fare vedere come ho creato i miei angolini natalizi. Allora, angolino natalizio della casa, più angolini veramente, della sala soprattutto. Qui ho preso questo calendario dell'avvento da Tiger, devo averlo pagato 4 euro. Poi ho questo scoiattolino di paglia, è proprio carino, che l'avevo comperato anni fa in uno di quei vivai dove allestiscono tutto per il Natale e quando avevo l'albero di Natale bianco, l'avevo decorato tutto in argento, azzurro, blu e bianco. E al posto del puntale avevo appoggiato davanti alla punta questo scoiattolo, era bellissimo. Mi è dispiaciuto tanto doverlo buttare via quell'albero, ma dopo 2 o 3 anni era diventato grigio, non era più bianco, quindi abbiamo cambiato quest'anno, anzi dall'anno scorso ce l'abbiamo verde. Altro angolino, ho questo mobiletto
E ho messo queste due portacandela che tra l'altro ho fatto io tantissimi anni fa con le palline di polistirolo rivestite con del cordoncino blu e dorato e poi ho attaccato i fiocchi e ho comprato queste candele, ogni anno le compro man mano che si consumano dorate. Qui ho una lanternina, io le adoro, e un angioletto. Anche questo fatto a mano, non mi ricordo però da chi. Poi ho il pezzo forte, cioè l'albero. L'albero quest'anno appunto l'abbiamo fatto, è un albero verde e l'abbiamo voluto rifare come l'anno scorso con tutte le decorazioni di questo colore qui, quindi molto semplice, molto classico. Qui c'è già, ci sono due regalini che mio figlio ha detto che sono per me. Vedremo, sono molto curiosa. Qui c'è il pacco con il cibo. Poi temporaneamente il mio cappello da Babbo Natale che io durante le vacanze uso per davvero. Vado in giro con questo cappellone e l'ho messo lì che decora un po' questa mensola semivuota. Qui ho una serie di biglietti di auguri natalizi. Adesso mi sono accorta anche che alcuni sono caduti. Aspettate che li tiro su. Scusate un attimo. Ecco, li ho tirati su. Vedete che belli che sono questi? Li ho ricevuti un po' da tutto il mondo perché sono iscritta in un gruppo Facebook di amanti del Natale che si accordano e si scambiano in privato gli indirizzi dall'America, dall'Irlanda, ovunque e ci si spediscono gli auguri. Queste sono dell'anno scorso. Quest'anno non ho ancora spedito nulla, non credo che lo farò. Mi è arrivato un biglietto da una signora che mi aveva mandato questo l'anno scorso, me ne è arrivato un altro carinissimo. Tra l'altro dentro sono tutti scritti a mano con gli auguri. E una signora addirittura mi aveva allegato questo. Guardate che carino. Questo qui me l'aveva messo dentro la busta. Quindi uno di loro mi ha scritto anche quest'anno, quindi risponderò, però quest'anno non mi sono organizzata per spedire massivamente i biglietti. Comunque è un'iniziativa carina, molto carina, visto che adesso ci si scrive quasi sempre su WhatsApp o sui social, invece questi biglietti come una volta. Poi qui ho messo tutto. Le mie cosine, queste sono tutte. Allora, queste tre davanti sono palle di neve. Io adoro le palle di neve, le amo tantissimo sin da quando ero piccola. E poi invece lì ci sono due portacandelina, poi diventano tutte illuminate di sera. Questo Babbo Natale di peluche, bello, tutto pieno di pallini di polistirolo, questa meravigliosa lanterna che me l'hanno regalata i miei figli l'anno scorso, l'altro anno, e che non l'accendo mai perché mi piace non consumarla, mi piace tenerla così. Sono stati carinissimi. Queste altre due candele a forma di Babbo Natale e poi questi cerchietti che ho preso dai cinesi con mia figlia l'anno scorso, perché noi quando decoriamo la casa mettiamo la musica natalizia, ci ficchiamo sui cerchietti e facciamo le sciocchine. Ultimo angolino natalizio, con i soprammobili natalizi. Vabbè, qui c'è questo qui è il porta tarte della Yankee Candle. Io mi trovo benissimo con le tarte, che sono quelle piccoline senza stoppino che si sciolgono con la candelina sotto. Sono le più profumate in assoluto. Quando si sono rassodate di nuovo dopo averle usate, dopo averle spente, basta mettere 10 minuti in freezer, un quarto d'ora in freezer questa parte di ceramica, e si staccano, si sostituiscono, costano 2,50 € l'una, mi pare, quindi io non compro più le giare grandi, ma uso le tarte perché le trovo molto più profumate. Questo qui è un porta a tè che aveva fatto mia sorella come bomboniera al battesimo di uno dei suoi tre bimbi. Questa è una candela profumata naturale della Millefiori che mi ha regalato la settimana scorsa mio figlio. E questo qui è il profumo per ambienti abbinato che gli hanno dato in omaggio. Questa è la famosa lanterna dell'IKEA. Lì abbiamo un altro portacandelina. E questo qui è un centrotavola bellissimo che io lo adoro. E qui dentro si accendono le candeline e sbrilluccica tutto. È una meraviglia. Poi ho comprato anche questa cosa da Tiger, ma di preciso non so dove la metterò, devo ancora decidere. Ultima parte natalizia della casa, beh, vi devo dire la verità, questo Babbo Natale qui con questo angioletto sono qua tutto l'anno perché a me piace avere sempre qualcosa che ricorda il Natale. Ho messo questo festone fatto di finta stella di Natale che avevo comprato l'anno scorso dai cinesi. L'ho appeso in questa porta perché io ho la porta che dalla sala dà in entrata, che non ha le porte, c'è soltanto lo stipite, c'è soltanto l'arco. E questa qui, che questa l'ho realizzata io,
Tanti, tantissimi anni fa, con una tecnica che si chiama Biedermeier, mi ero comprata dei libretti e si utilizzano, vedete, ci sono le pignette, dopo c'erano i calici di anice stellato, insomma tutte queste cose qui con la pistola della cera a caldo, scusate, della colla a caldo e la forma sotto è di polistirolo, quindi questa l'ho realizzata io e ci sono particolarmente affezionata. E sono venuta sulle scale per farvi vedere anche cosa ho appeso fuori dalla porta. Questo è un alberello che abbiamo realizzato io e mia figlia 2 anni fa. La forma è in legno e abbiamo acquistato separatamente tutti questi, vedete, tutte queste formine qui, ad una fiera che c'è qui da noi. Ogni Natale mi pare che fosse abilmente. Sì, abilmente, si chiama così, qui alla Fiera di Vicenza. Abbiamo comperato la stoffa, i nastrini, questa parte qua dietro e anche qui poi abbiamo deciso noi come assemblarla e come decorarla. Qui c'è anche questa specie di neve finta e quindi ogni anno metto fuori questo. Allora, non vi spaventate per le mie sopracciglia, perché sto facendo una specie di tatuaggio che dura 3 giorni soltanto. È un prodotto che adesso vi mostro. Allora, sto cucinando perché è quasi luna, luna mangio, e nel frattempo, appunto, dopo che ho finito di stirare, mi sono messa questo prodotto nelle sopracciglia. Allora, io le sopracciglia, come a molte capita, una è più giù, l'altra è più su, una ha una forma, l'altra un'altra forma. Quindi con questo prodottino, l'ho già testato, è di Revolution, mi sembra di riuscire ad avere delle sopracciglia decenti, poi casomai le ritocco con un po' di matita. Adesso lo vedete molto scuro perché dopo però va tolto, è un peel off. E mi sono messa anche lo smalto, sono riuscita a farmi un po' di manicure. Ok, e adesso vi mostro i prodotti che ho utilizzato. Allora, per la manicure ho usato, beh, uso sempre, mi trovo molto bene, la ricompro sempre, questa limetta per unghie con multisuperficie, perché ogni superficie ha una funzione diversa, di Essence, costa pochissimo, quindi io la ricompro sempre perché mi trovo molto molto bene. Poi uso sia, aspettate che ho rovesciato tutto, uso sia come base sia come top coat, questo qui, sempre di Essence. Vedete che è due in uno, base e top, mi trovo molto bene. Come faccio di solito? Prima stendo lo smalto, in questo caso ho usato questo smalto qui, sempre di Essence, vedete New Quick Dry Gel, quindi effetto gel che si asciuga velocemente. Prima metto la base, la lascio asciugare ed è molto rapida anche lei. Poi stendo questo, aspetto 2 minuti e poi ci metto le goccioline magiche sempre di Essence. Queste sono Express Dry Drops, sono gocce un po' oleose che fanno asciugare all'istante lo smalto. Quando è tutto ben asciutto, aspetto un altro minutino, comunque ci passo il dito sopra così e sento quando è asciutto e vado a stendere questo anche come top. Quindi sopra e poi ci rimetto le goccioline. Così in esattamente 5-6 minuti ho le mie unghie fatte. Sulle sopracciglia invece vi stavo dicendo che sto utilizzando e l'ho già provato questo brow tint, sì, si chiama di Revolution. La mia colorazione è la taupe perché io insomma sono abbastanza chiara, non ho sopracciglia scure e non ho neanche i capelli scurissimi, quindi ho provato a prendere questa. L'avevo vista su un video di Basic Gaia e l'altra volta che l'ho provato l'ho tenuto su un'ora, poi è peel off, viene via, si presenta così. E ha un pennellino, un po' grossetto il pennellino, devo dire la verità, ma stando attenta, andando pian pianino, si riesce bene ad applicarlo, almeno io ci sono riuscita bene. E niente, praticamente sarebbe da lasciare su 2 ore, l'altra volta io l'ho lasciato su un'ora e mi è rimasto per 2 giorni. Oggi proverò a lasciarlo tutte e due le 2 ore, vediamo se dura 3 giorni come è scritto nella confezione. Bene, adesso ora di pranzo. Ho Ed fame. ecco il mio pranzo pronto. Allora, che cosa ho cucinato? Ho fatto un etto di questa pasta con farina di lenticchie gialle bio della Felicia Bio che io adoro. Dovete sapere che io sono celiaca, quindi prendo tutte cose senza glutine e questa la prendo con i buoni che la regione passa ai celiaci. La prendo in un negozio che vende tutte cose senza glutine. Ho cotto quella.
E a parte ho lessato un broccolo intero, un broccolo romano. In un padellino ho fatto saltare questa pancetta che non è quella affumicata, ma è quella dolce, pancetta dolce. E quando è diventata abbastanza croccantina, gli ho versato dentro la pasta che si era cotta, l'ho fatta saltare un attimo, ho aggiunto il broccolo, ho mescolato tutto. Adesso una bella spolverata di grana, anzi di cos'è grano? Parmigiano, grana. E buon appetito! È buonissima, è tantissima. So già che mi sazierà perché ci sono le proteine vegetali, i carboidrati della verdura, ma soprattutto c'è il grasso della pancetta. E ci vuole sempre un grasso quando si mangiano carboidrati per bilanciare il carico glicemico ed evitare di avere i famosi picchi. Allora, io nel frattempo ho levato il prodotto, in realtà sono già le 4 del pomeriggio perché ho dovuto fare un po' di cosine. Comunque sono contenta di come sono venute le sopracciglia. E in realtà sono in straritardo, nel senso più che altro mi sono persa e sono un po' indietro nella tabella di marcia, ho ancora parecchie cose da fare. Infatti non mi sono ancora truccata, mi truccherò per uscire stasera per andare a sentire appunto il concerto di mio figlio e quindi noi ci vediamo dopo. Ciao! Intanto è ora di merenda e io mi preparo qualcosa di buono. Una delle cose di cui vado più ghiotta, cioè il burro di arachidi. Io uso questo qui che compro all'Interspar, che è buonissimo, è molto cremoso ed è davvero buono. E questa marmellata di amarene prese alla Lidl, la marca La Maribel. Queste quadrette di riso integrale che sono della Probios della linea Rice and Rice, eccole qua. Penso che mi bastino 4, se no me ne faccio anche 5. Adesso metterò prima la marmellata e poi il burro di arachidi e penso che sopra ci sbriciolerò anche sopra un po' di farina di cocco. Allora, mi vedete così vestita proprio da combattimento, gli dico io, perché sto andando a buttare via le immondizie. Io non lo so, ma ho sempre una marea di plastica, carta, ma tanta, cioè, mi rendo conto che proprio consumiamo tantissimo. Allora, ciao, finalmente, dopo una bella doccia, dopo un po' di skincare, mi sono truccata, mi sono vestita, sono quasi pronta per uscire. Il make-up non so se si vedrà bene perché non è che c'è una bellissima luce, ovviamente, essendo all'interno. Fuori ormai è buio, quindi la luce naturale non la possiamo sfruttare. Comunque vi mostro con cosa ho realizzato questo make-up. Ho un po' la luce sparafasciata in faccia. Più di così non riesco a fare. Comunque vi mostro i prodotti che ho usato. Ecco qui i prodotti che ho usato per il make-up di questa sera. Allora, il primer della Kiko della linea Sicilian Nose, che mi piace tantissimo perché è illuminante, è molto molto bello, è molto bella la texture secondo me, ma anche l'effetto. Scusate che lo tiro fuori perché vi voglio far vedere com'è fatto. Ce la facciamo, sì. Eccolo qui, è in questo erogatore con queste perle. E ad ogni pompatina viene rilasciato il prodotto che è all'interno di queste perle. Poi, come fondo ho usato questi due assieme, beh, prevalentemente questo Insta Perfect di Essence colorazione 40, a cui ho aggiunto soltanto una goccia di questo qui della The Ordinary, eccolo qui, e la colorazione che uso io è la 21P, ma è un po' troppo scura, mentre quello di Essence è un po' troppo chiaro, quindi faccio un misto. E poi ho completato il tutto, ho fissato il trucco con la cipria sempre di Essence, All About Matte. Come correttore invece ho utilizzato questo qui di Revolution, che si chiama Concealer and Define, e la colorazione è questa, C7. L'ho utilizzato sia sotto gli occhi che dove c'era qualche imperfezione. Ho illuminato le guance con il blush di Astra, che dovrebbe essere la colorazione 01, sì, esatto, e ho messo un po' di illuminante, questo qui sempre di Revolution, vediamo se riesco ad aprirlo. Eccolo qui, l'ho aperto, era un po' difficile con una mano sola. Ho utilizzato la colorazione rosata, che è
molto carine, insomma. Invece per il make-up occhi ho utilizzato questa bellissima, meravigliosa, ve la consiglio, palette di Essence From Santa With Love, che è della collezione natalizia, è meravigliosa. A parte il pack, mi piace tanto, ma i colori sono stupendi, non so se li vedete. Allora, ho utilizzato nella piega dell'occhio, ho utilizzato questo e poi ho intensificato un po' con questo. E poi nella piega, proprio nell'angolino esterno, ho utilizzato questo qui. Mentre invece sono andata a stendere su tutta la palpebra mobile questo qui l'ho steso con il pennello. Non è come questi due, questo qui e questo qui, che hanno dei glitter molto grossi. Questo qui ha dei glitter più piccolini. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Comunque l'ho steso su tutta la palpebra mobile e mi è piaciuto molto come è venuto fuori il make-up. Poi ho utilizzato, per definire l'occhio, questa qui che è di Primark e che è una matita nera e l'ho utilizzata sia sulla rima inferiore interna sia su quella superiore interna sempre. Sulle labbra invece ho utilizzato questa pastello labbra di Neve Cosmetics, vediamo se me la mette a fuoco, sì, è la Status, è molto bella, molto morbida, molto pastosa. L'ho usata sia per fare il contorno sia per stenderla su tutte le labbra e poi l'ho lucidata un pochino con il Cocco Rich di Hello Body, che è un nutriente per le labbra, lucido, un lip balm molto molto buono. Come mascara ho messo questo qui di Kiko, eccolo qui, che è waterproof, unforgettable si chiama ed è nero. Vi mostro anche il look, ho deciso di vestirmi di scuro con questi jeans che hanno questa bellissima banda laterale argentata, gli stivaletti e questi calzini, vediamo se riesco a mostrarveli, che ho preso da Calzedonia, che hanno questo gioiello che esce fuori, dallo stivale e mi piace molto l'effetto. E per richiamare quel gioiellino lì sopra questo cardigan in lana molto morbido e molto caldo rosso. Così se dentro il locale fa caldo mi spoglio senza problemi. Io sono pronta, vado e poi vediamo se riesco a farvi anche qualche filmatino e poi vi farò sapere. Sono molto molto emozionata e devo dire la verità perché insomma è la prima volta che mio figlio canta dal vivo e ovviamente ci sta tutta l'emozione. Allora facciamo sentire. Serata, bellissimo concerto, sono stati bravissimi, hanno delle sonorità veramente veramente particolari. Comunque, all'apertura di questo evento, che era un evento di beneficenza dove suonavano quattro gruppi, un ragazzo e una ragazza sono saliti sul palco e ci hanno spiegato quale progetto veniva sostenuto con questo evento di beneficenza? Si pagavano 5 euro per entrare. Venivano donati questi soldi per piantare alberi. Questo ragazzo e questa ragazza, giovanissimi, hanno ideato loro stessi questo progetto che si chiama Mani in Terra. E praticamente si sono messi poi, hanno ideato questa cosa per il bene del pianeta, per organizzare eventi e donare poi il ricavato per piantare alberi e hanno già un progetto realizzato. Devono piantare 500 alberi,
qua in provincia di Vicenza, a Montecchio Maggiore, infatti hanno invitato tutti quelli che volessero dare una mano ad andare. Io la trovo una cosa meravigliosa. Io non voglio più sentire, ma veramente nessuno, che venga a farmi quei luoghi comuni che i giovani d'oggi non hanno progetti, non hanno ideali, sono solo dei perditempo sempre sui telefonini. Non è vero. Allora, sempre sui telefonini ci siamo anche noi adulti, innanzitutto. E dobbiamo ricordarci che il futuro non è nostro, ma è loro. È inutile noi ormai, sì, viviamo la nostra vita, ma il futuro, quello a lungo termine, è loro. E hanno tantissimi, tantissimi progetti, tantissimi sogni, questi ragazzi, e si impegnano. Non è vero che sono dei perditempo, non è vero che non hanno ideali. Poi è chiaro che ci sarà sempre, diciamo, il soggetto particolare, ma c'è anche tra gli adulti. Anzi, secondo me. Io ho fatto questa riflessione. Gli adulti sono molto più disincantati, molto più rassegnati e alzano le braccia e pensano che non si possa fare niente. Loro invece sono lanciatissimi. Io vedo che si sta mobilitando veramente qualcosa per il pianeta ed è una cosa che per me è bellissima, è bellissima. E questi ragazzi vanno sostenuti e vanno aiutati. Ecco, ci tenevo a dire questa cosa. Pensierino della sera. Vabbè, adesso mi rilasso un attimo e mi faccio una tisanina calda. Adesso sono le 11:30, è tardi. E poi, quando mi verrà sonno, andrò a letto, farò la mia meditazione. Io faccio sempre una meditazione prima di dormire. E niente, ci vediamo domani. Buonanotte.